L'idea è di dare la possibilità a tutti di ricordare Gianluca Vialli nel momento in cui arriviamo ai giardini di Quinto, ci giriamo dai monti verso il mare, vediamo il molo, vediamo quello scoglio, quella parte di scogliera così tante volte citate da Gianluca Vialli e non solo da lui, e che in questi giorni, e spero anche sempre in futuro, porteremo tutti nel cuore. Genova e Levante sono la casa di Gianluca Vialli, sono i luoghi dove Vialli ha vissuto, in particolar modo Quinto, e ovviamente Vialli è l'orgoglio genovese e l'orgoglio del Levante, mi permetto di dire, del nostro municipio, che così tanto ha amato e apprezzato le sue gesta, non solo calcistiche, ma anche umane. Questo lo vorrei sottolineare, perché l'apprezzamento che ha avuto Vialli in questi ultimi giorni, e non solo, è stato un apprezzamento trasversale a 360 gradi, che non riguardava e non riguarda solo il mondo calcistico, ma riguarda tutto il mondo, e ripeto, soprattutto da un punto di vista umano. Quindi io penso che l'idea di ricordare Gianluca Vialli con l'intitolazione a lui stesso di questa parte di scogliera, di questo molo così conosciuto a Levante, sia una proposta e un'idea che non trovi confini, ecco, indipendentemente dalla fede calcistica e indipendentemente da quelli che sono i valori che portiamo tutti i giorni nello sport. Siamo qualcosa di fatto a 360 gradi che non possa che trovare conforto nella cittadinanza. E di questo, devo essere sincero, siamo con tutto il consiglio del municipio Levante molto, molto, molto orgogliosi, perché è davvero un modo che ci darà la possibilità, ogni volta che ci rechiamo lì, di dire: caspita, questo è il molo Gianluca Vialli, questo è il famoso scoglio di cui parlava sempre Gianluca Vialli. Diceva: io mi affaccio dalla finestra, mi sveglio, mi affaccio dalla finestra e vedo quello scoglio e vedo il mare. Come dire, cosa ci può essere di più bello? E questo, devo essere sincero, è anche un grande orgoglio da amministratore, perché sapere di avere nel proprio territorio un luogo così importante e dall'altra parte anche così bello e affascinante, questo è un grandissimo motivo d'orgoglio. Ecco, prima di lasciarla anche ai colleghi, i tempi, Bogliolo, per Ma questa procedura? allora, la pratica è una pratica particolare e specifica, perché questo lo dico a favore dei telespettatori, per chi non lo sapesse: per intitolare una via, una parte di città ad una persona che è deceduta da meno di 10 anni, ovviamente è necessaria una procedura particolare che richiede anche l'autorizzazione del prefetto. Quindi io ho firmato proprio questa mattina una delibera di giunta municipale che indirizzerà gli uffici della toponomastica e dall'altra parte al prefetto questa richiesta di intitolazione di questa parte di molo, di questa parte di scogliera, di questo molo, a Gianluca Vialli. Io confido che nelle prossime settimane, quindi circa un mese e mezzo, di ottenere già una risposta sia dal prefetto che dalla commissione toponomastica. Qual è l'adirimento? Ovviamente, cosa andrà a valutare il prefetto e anche la commissione toponomastica? Beh, quello che è stato il valore e la valenza di questa figura per la città genovese, in particolar modo per il Levante, e direi che è innegabile il valore e il lustro che Gianluca Vialli ha dato alla Genova considerata interamente, e soprattutto nello specifico a Levante. Ecco perché ho pensato di fare questa delibera come Municipio Levante, di far partire proprio la proposta del Municipio Levante, perché è innegabile il valore e il significato che Gianluca Vialli ha avuto nella storia, e ripeto, non soltanto calcistica e sportiva, per il nostro municipio. Quindi, a mio modo di vedere, la valutazione sia da parte del prefetto che da parte della commissione toponomastica dovrebbe essere scontata, e così mi auguro che sia. Stefano, è una soluzione che sarebbe piaciuta anche a Gianluca, poi magari lo chiediamo a Domenico, che è quello tra noi che lo conosceva meglio. Io non posso certo sostituirmi al pensiero di una persona, posso solo sperare che sarebbe una domiciliazione gradita, anche se credo, Bogliolo, che dovrete presto rafforzare le ringhiere che corniciano quel molo, perché sembrano destinate a riempirsi di omaggi lucerchiati. È vero. Ma se posso permettermi, sembra quasi un caso, ma siamo intervenuti proprio ultimamente su quelle ringhiere, su quelle cancellate. Se fosse il caso di ampliarle, di aumentarle, saremo sicuramente presenti e lo faremo, ecco.